A volte ti ritrovi davanti come se fossero caduti dal cielo, pieni di desideri e di sogni. Se li guardi bene, sembrano fuori dal tempo. Sono sempre alla ricerca di qualcosa, un ricordo, oppure un incontro con qualcuno che mi mostri la strada. O forse cercano un segno per essere felici. E si sa che a volte i segni sono proprio lì, aspettano solo di essere raccolti. E noi siamo sempre con loro, li accompagniamo, anche per curiosità, certo, ma soprattutto per suonare al ritmo dei loro passi e delle loro emozioni. Perché senza musica, sarete d'accordo, i viaggi sono sempre un po' tristi. In fondo seguirli è divertente. Corrono, si affannano, fanno sorridere. E bello, sapete qual è? Di noi non si accorgono mai. Sono così impegnati nella loro ricerca che non gli interessa nient'altro. È quando pensano di aver trovato la soluzione che la cosa si fa interessante. Tutto bene, capo? Adesso sì. E prima? Scusa? Tutto bene anche prima?
Prima avevo perso di vista qualcosa. Perso di vista, capo. Oggi c'è troppa luce. Tutti questi, guarda. Ma no, non ho bisogno di occhiali da sole. Non si sa mai di cosa si può avere bisogno nella vita, anche dei braccialetti possono servire. Dai, per l'ottima qualità, mi piace dal Marocco. Ma costa poco, eh? No, guarda, senti, piuttosto avrei bisogno di informazioni più precise. Ma no, fammi vedere, dove vuoi andare? Qui, vedi, vorrei trovare questo posto. Ah, capo, ma non è facile, non è mica facile arrivare lì dove vuoi tu. Come, scusa, ma se si vede di qui? Quello che vedi non è sempre quello che c'è. Cosa vuoi dire? Non capisco. Ascolta, è come dire, quello che non vedi a volte c'è. Insomma, posso vedere cose che non ci sono e non vederne altre che ci sono. Esatto, dottore. Così, proprio così. Bravo. E adesso? Quello che vedi non è sempre stato successo. Quello che non vedi, a volte c'è.